Ciao a tutti ragazzi, ho realizzato questo video per farvi vedere come sia facile e pratico poter sostituire da soli le pale. In questo caso io uso delle Leaderfin che mi si sono scollate sulla scarpetta Millennium che anche se modello vecchio mi trova molto bene. E con pochi strumenti, tutto quello che possiamo avere nella nostra magari piccola officina privata. Il processo è molto semplice e ve lo mostrerò durante questo video come dobbiamo fare. A me è tornato molto utile e spero vi possa servire anche a voi. E buona visione. Allora, una volta sfilata la pala e precedentemente carteggiata in entrambi i lati in maniera tale da dover levare il silicone vecchio che era rimasto scollato, andiamo a controllare effettivamente se abbiamo tolto tutto da entrambi i lati. Controlliamo i longheroni, chiamiamoli così, della pala che è in vetro resina. Allora, eccoci qui. Prendiamo praticamente della carta abrasiva filigrana, anche una P700, carteggiamo bene i bordi in maniera tale da renderla ruvida la pala, così il silicone attacca meglio. E una volta fatto ciò, controlliamo bene da tutte e due le parti. E niente, adesso cominciamo a preparare la pistola col silicone per poter poi incollare la pala con la scarpetta. Verifichiamo bene che entrambi i bordi della pala vengono carteggiati e puliti del vecchio silicone in maniera tale da non lasciare residui che possano poi poter intralciare l'incollaggio di quello nuovo. Allora, queste sono praticamente le scarpette che utilizzo io, le Millennium, sono un vecchio modello però mi trovo bene. E quindi utilizziamo sempre le stesse. Praticamente niente, con dell'alcol all'interno. Sì, c'è un bel pitone, 44-46. Allora, all'interno andiamo a pulire i longheroni per levare le varie rimanenze di silicone vecchio, aiutandoci anche magari con un cacciavite o con la punta piatta abbastanza spesso. E andiamo a togliere tutto il silicone residuo. Io utilizzo il Sikaflex 291, che è un silicone nautico di colore nero. Praticamente lo possiamo trovare in qualsiasi negozio che venda strumenti o attrezzature per la nautica da diporto e di facile reperibilità. Allora, una volta che abbiamo messo il nostro silicone all'interno della pistola, andiamo a metterlo all'interno del longherone, partendo dai longheroni dalle punte per tornare poi verso il centro della scarpetta, mettendoci una buona quantità di silicone, non poca perché altrimenti non aderisce come dovrebbe. Stessa cosa andiamo a farla adesso sulla pala, nella parte frontale e posteriore. Mettiamo la quantità giusta di silicone in maniera tale da poterlo lavorare dopo all'inserimento con la scarpetta. Attendiamo 5 minuti nel frattempo e la stessa cosa avviene nella scarpetta che vedete. Aspettiamo un attimino che si asciughi e poi le uniamo dopo. Allora, praticamente niente, adesso dobbiamo fare altro che unire le due parti che abbiamo lasciato prima in precedenza asciugare qualche minuto, facendo forza e leva sulla scarpetta come base. Allarghiamo i longheroni e infiliamo la pala all'interno, spingendola fino in fondo, finché non vediamo che poi non scorre più. Premiamo con forza e a questo punto niente, dobbiamo unire i longheroni sui bordi della pala. Cerchiamo di premere bene ai lati in maniera tale da poterlo far entrare. Tanto dopo metteremo le clip che fermano i longheroni alla fine. Allora, adesso andiamo a mettere la clip, come abbiamo detto in precedenza, sui longheroni premendo bene di lato. Possiamo aiutarci anche se non ci riusciamo con martello di legno oppure un martello in gomma, battendo i lati in maniera tale da far aderire bene la scarpetta, il longherone alla pala. Tanto la colla comunque tiene, ma è una sicurezza in più, diciamo. Una volta che abbiamo
abbiamo unito tutte e due le parti e messo le clip a entrambi i lati, ci sarà il silicone in eccedenza che con un cacciavite piatto con la base piatta andremo poi a pareggiare man mano intorno al bordo, come vedete adesso nel video. Allora adesso niente, prendiamo il nostro cacciavite con la base più piatta possibile e andiamo a pareggiare, ad eliminare quel silicone che c'era rimasto ai bordi. Della scarpetta con l'incollaggio con la pala. Quindi adesso pareggiamo, scorriamo man mano lungo il longherone in maniera da pennellare il silicone ai bordi, così viene tutto pareggiato una volta indurito. E svolgiamo la stessa operazione poi anche dall'altro lato della pala. Una volta finito poi la giriamo e facciamo anche l'altro verso. Adesso praticamente una volta girata, come abbiamo detto, la pala, facciamo la stessa operazione in quest'altro verso, sempre partendo dai longheroni e andando verso il centro, pareggiamo tutto quanto e alla fine il silicone in eccedenza cerchiamo comunque di spalmarlo bene ai bordi dove c'è necessità, dove ci sono magari dei vuoti. Tanto quello che magari avanza sulla pala, piano piano lo leviamo se vogliamo fare un'operazione più pulita e più precisa, per non lasciare magari segni neri sulla pala. Comunque si levano, perché comunque, ripeto, il silicone non è un problema toglierlo poi. Allora, adesso io metto delle morsettiere, preferisco mettere le morsettiere con diciamo gli stringenti in gomma in maniera tale che non rovinano la scarpetta. Uno lo mettiamo all'inizio verso i longheroni, dove diciamo c'è più il punto debole, chiamiamolo così, e ne prendo anche un'altra e la mettiamo alla parte più dietro, dove bastano comunque, perché tanto la scarpetta in gomma dietro sotto la fine della pala fa tenuta lo stesso, e serriamo bene forte. All'incirca possiamo lasciarla dalle 12 alle 24 ore, io consiglio sempre almeno 2 giorni, in maniera tale che il silicone fa bene la presa tra gomma e vetro resina. Praticamente questo invece è il lavoro finito, risulta la scarpetta in questa maniera. Quindi abbiamo la nostra pinna col silicone già pulita. Possiamo provarle la flessibilità, vedere che comunque funziona, la scarpetta è collegata bene alla pala. Il silicone in eccedenza possiamo carteggiare piano piano con una raschietta o dell'alcol e viene via. Questo è il prodotto finito, grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, ciao!